fascismo, Mussolini è in galera. Mussolini è in galera? Sì, Mussolini è in galera. Mussolini? Ma allora perché non facciamo una festa, eh? Sì. Una bella festa per tutto il paese, che la gente ha fame. Ha fame la gente, guarda. Sì. Allora si va dal cascinaio a prendere il burro e il formaggio. Il 25 luglio è una data importante perché festeggiò la famiglia Cervi e la caduta di Mussolini, offrendo gratuitamente proprio a tutte le persone che volevano venire una pasta asciutta. Torna in piazza Prampolini per il secondo anno consecutivo la pasta asciutta antifascista qui a Reggio Emilia, organizzata da Ampi, Arci, Hauser, Museo Cervi, Storecco e Spi CGL. Una pasta asciutta che quest'anno è un'edizione molto particolare e anche la festa delle liberazioni nel mondo. Abbiamo pensato insieme a Mondo Insieme di associare a questa nostra festa anche le associazioni delle tante comunità di reggiani che provengono da altre parti del mondo, che possono essere con noi a festeggiare questa cosa. Paesi che si sono liberati dalla dittatura, dal colonialismo e che in un qualche modo hanno segnato anche loro dei festeggiamenti, sono uniti queste comunità nell'associazione Mondo Insieme. I cittadini che di fatto sono reggiani perché vivono a Reggio Emilia, hanno scelto di vivere a Reggio Emilia, ma che con sé hanno anche un background fatto di storie connesse appunto a momenti di liberazione dal dominio coloniale o di rinascita del loro paese dovuto a cambiamenti di natura politica. Con un'apertura verso il mondo, perché non celebriamo solamente un 25 luglio di resistenza italiana, di inizio della resistenza italiana, ma anche lotte di liberazione di altri popoli. Interculturale ha in sé una ventina di coristi che provengono da paesi molto diversi tra di loro e che si uniscono in questo loro progetto sociale attraverso il canto. Io faccio parte del sindacato dei pensionati, quindi tutte le 8 leghe in teoria si sono attivate per far sì che questa giornata potesse riuscire. E quindi eccoci qui insieme a fare volontariato a tutti i livelli, da chi frigge il gnocco, da chi distribuisce la pasta, e ci stiamo dando da fare perché questo evento possa riuscire al meglio, il meglio possibile. E Storecco ha ricordato come questa piazza sia stata teatro il 28 luglio del 1944 del feroce massacro di tre giovanissimi partigiani. In questa piazza, alle prime ore del mattino del 28 luglio 1944, proprio sotto i gradini della statua del Crostolo, alle nostre spalle, vengono uccisi tre giovani partigiani, tutti e tre di 19 anni, fucilati proprio quella mattina lì, in quanto era un venerdì mattina, per dare un segnale forte alla popolazione che il giorno dopo in questa piazza avrebbe fatto il mercato.